Innanzitutto complimenti per l'allestimento di questa mostra, che a parere, a giudizio di tutti quelli che ci sono venuti a visitare, hanno trovato molto molto ben curata e molto interessante. E questo non è merito mio, è il merito dell'ambiente. Ecco, questa prova. Ma sì, l'ambiente fa, però se nell'ambiente non ci mettiamo qualcosa che dia un senso, resta quello che è, no? Giusto. Ecco, io vorrei porti una domanda. Da dove nasce la tua arte? Magari in un percorso anche. Ma io intanto non la chiamerei arte, ma la chiamerei espressione artistica che potenzialmente ognuno di noi ha. Anche una casalinga nell'approntare una tavola può mettere dei fiori, può mettere delle posate, i piatti disposti in un certo modo, che quella è un'espressione artistica. Poi anche nel cucinare un buon piatto, su questo magari ne parleremo più dettagliatamente, okay. È una sua espressione artistica. E ognuno di noi potenzialmente può essere... ce l'ha. Ok. C'è poi chi le riesce ad esprimerla in determinati modi, c'è chi invece magari la lascia allo stato latente e rimane lì. Esatto. Nell'inconscio, chiamiamolo così. Nell'inconscio. Nell'inconscio. Poi un'altra cosa. Tu cosa cerchi di esprimere con questi tuoi lavori? Ma io sono sempre stato un po' affascinato dal volto umano, dal volto che nel volto trovi l'anima, non la trovi in una spalla, in un braccio, in una gamba, la trovi essenzialmente nel volto. E per quello che nei miei lavori predomina il volto umano. Io mi ricordo che è nato tutto da quando ero un ragazzino che no, magari la domenica non avevo gli amici con cui giocare perché erano andati da altre parti. Mi piaceva sdraiarmi nel prato e guardare le nuvole quando c'erano. Okay. E ogni nuvola poi cambiava forma, cambiava modo e lì vedevo, non so, vedevo un cavallo, vedevo una faccia, vedevo un naso che poi si spostavano le nuvole e cambiavano in continuazione le forme. Da lì mi è nato un po'... Questo concetto lo trovo molto interessante perché effettivamente è una cosa che abbiamo fatto un po' tutti e magari sullo stesso posizionamento delle nuvole ognuno ci vedeva qualcosa di diverso. L'abbiamo fatto tutti, è vero. Questo è... No, magari i quadri li vediamo poi successivamente. Volevo anche chiederti volevo sentire anche un attimino il tuo percorso artistico. Il mio percorso artistico è nato nel 1968 quando sono andato a Bergamo a fare il liceo artistico. Okay. E poi ho dovuto... Cioè, mi sono fermato al liceo artistico perché l'accademia non ho potuto farlo. Per motivi familiari. E però ho continuato a disegnare, dipingere così. E questo ho fatto alcune mostre collettive. Però questo è un po' l'apice del mio percorso. Adesso che sono in pensione mi dedico... anima e corpo prettamente a questa tua passione. Questa tua non è neanche una passione, è proprio un genio interiore che... Sì, non lo chiamerei lavoro perché no, non è... Sì. Ma... il lavoro come definizione è qualsiasi cosa che ti procura un bene economico. Non penso di procurarmi un bene economico con queste... No, vabbè, questo non è mai detto. Comunque l'importante è che tu riesca a comunicare con gli altri
le tue emozioni con questo sì, tipo, sì, questo genere questo, di sì. lavoro, di sono lavoro. Gratificato dai commenti che poi... E la gente ti lascia, ho visto che ci sono dei commenti che sono tutti positivi. Quasi tutti positivi. Vabbè, quasi tutti. Io direi che sono positivi e non sono... e non è bravo, mi piace. Ci sono anche dei commenti abbastanza lunghi in cui la gente... ha visto qualcosa in queste cose? Questo dipende dalla sensibilità di chi guarda. Certo, di chi guarda. Un'altra cosa che volevo chiederti, io ho visto dei titoli, no? Tu, in tutti i tuoi lavori tu hai messo dei titoli. Sì, in sì. base a che cosa? Sono dei titoli un po', diciamo, un po' spiritosi o un po' provocatori, diciamo, che aumentano un po' la curiosità di chi guarda, effettivamente. E poi mi piacerebbe che ognuno magari mettesse sotto il proprio titolo, adesso non dico per le figure, tipo ritratti, però per quelli come questo, che per dire... Che tu hai chiamato... Ho baciato un fiore. Ho baciato un fiore. Però ho baciato un fiore perché ho visto... Nelle linee che ho tracciato una certa figura, allora gli ho aggiunto l'occhio, ho colorato i petali, però un altro avrebbe potuto magari vedere qualcos'altro. Sì, magari. Mi piacerebbe che chi commenta magari dicesse sul quadro ho baciato un fiore, io vedo quello che vedi. Quello che vede. Cioè, sì, diciamo che è una cosa, tu hai dato la tua indicazione, che non è vincolante, esatto. Ognuno tramite la propria sensibilità riesce, cioè può dare un altro titolo, esatto, cioè, esatto, uno esatto. ci vede un fiore, l'altro ci vede un bacio, l'altro ci vede un cavallo, l'altro dipende ci vede un po'. Un vaso di fiori. Esattamente. Va bene, adesso io ti ringrazio innanzitutto per questa... per questa opportunità che mi hai dato, ma poi magari se andiamo a vederne qualcuno in particolare, spieghi un attimino, ti sarei grato. Volentieri. Va bene. Vedi, questo è una rielaborazione di un disegno che ho fatto anni fa, in cui cercavo di creare delle immagini partendo da delle linee ellittiche. Sono partito per esempio qui, vedi, dall'occhio, poi senza staccare la matita dal foglio riprendevo delle forme che poi sono scaturite in una faccia, mentre diversamente dagli ultimi lavori, che sarebbe la zia grassa, se vogliamo andare a vedere quella. Qui sono partito da linee casuali, messe come sempre senza staccare la matita dal quadro, poi colorate e poi guardandolo ho aggiunto dei particolari che davano una forma in quel che vedevo in quel momento. In questo caso ho messo l'occhio e la bocca e mi è sembrato mia zia grassa, e questo è stato il titolo. Avrei potuto magari vedere altre cose, come nelle nuvole vedi delle forme diverse, e qui è nato così. Colgo l'occasione per ringraziare la Proloquo di Varenna che mi ha dato l'opportunità di esporre le mie opere in questa magnifica chiesa, e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, e anche chi è venuto a vedere e ha lasciato un commento per quello che ha visto. Grazie.